E salve a tutti raga, ben ritrovati qui da Mr. Watty. Oggi come vedete per Retro Lovers abbiamo un gioco che sicuramente avevate per il Super Nintendo, The Legend of Zelda A Link to the Past. Visto che è considerato uno dei più bei giochi di tutti i tempi, io avrei molto 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 e rimolto da ridire. Però ammetto che sembra un gioco abbastanza divertente. Inoltre non so se lo sapete, ma ai tempi per la rivista Nintendo addirittura e anche per la versione Game Boy Advance sono stati pubblicati anche vari fumetti ispirati a questo gioco, che è un modo strano di doversi registrare un profilo di salvataggio, ma credo di aver capito la logica. Guarda che battaglia navale, ma fammi scrivere un nome, no? Aiuto, aiuto, per favore, aiuto. Sono prigioniera nel dungeon del mio castello. Il mio nome è Zelda. Il mago Agahim ha fatto qualcosa alle altre ragazze che sono sparite, non ci sono più. Solo io rimango. Agahim ha preso il controllo del castello e voilà, al volissimo, con una grafica in stile Pokémon, forse è meglio non dirlo. Sono poi le guardie che mi dicono: cosa fai qua? Sei troppo piccolo, vai a dormire, va bene. Sono un po' dei limitatori di aria strani. Sto mondo è abbastanza vasto, devo dire. L'unica cosa è che ci ho messo veramente un po' a trovare la strada entrare in sto castello. Non so anche se anche voi alla prima volta che ci avete giocato ci avete perso un po'. Ma io vai a capire che questo fogliame che è diverso da tutti gli altri solo perché è al centro di una cosa verde con una sfumatura diversa è lì che devo entrare. Ma scusa, ma che cosa ne so io? Ta-ta-da-da! E siamo pronti a combattere! E poi anche Zelda è stato un delirio trovarla, ma alla fine ho ben capito dov'è. E poi questi nemici sono strani perché loro riescono a combattere tenendo la spada in avanti. Il che significa che io devo sempre attaccarli alle spalle oppure storto per fargli danno. E abbiamo la lanterna. Così anche nei luoghi bui avremo la luce per sempre, a quanto pare. Tagliamo un po' l'erba, così la principessa è felice. Io direi di skipparli tutti finché sono a energia full e non ho bisogno di combattere in realtà, perché mi toppano solo cure, quindi. Poi tutto a sinistra, perché, raga, voi non avete idea di quanto ho girato per capire dove era sta principessa nascosta. Dai, vieni qua tu. Voilà, 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 così, perfetto. Ok, cosa ho droppato? Oh, la mappa! Mettiamoci allegramente in questa avventura. Mentre l'altro si fa i fatti suoi. Via, 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 guarda come evito tutti quanti e tutti addosso. Se non ha neanche senso proprio affrontarli, dato che poi respawnano di nuovo. E dovrebbe essere, se non erro, di qua. Se non ricordo. Ah sì, che poi devo sconfiggere lui e poi ci siamo. Deve, levati! Poi però si deve avanti e indietro perché lui è solo un ostacolo ancora. Ma do spada contro spada, dai! E poi mi trafigge. Così. Perché alla terza botta mi deve trafiggere. Ma porca. Dai! Sì, però, Link, però sei veramente una roba. Dai! Combattimento più scomodo non poteva esserci. Beh, vabbè. E ovviamente non poteva andare altrimenti. Cos'è sta roba? Oh, un boomerang! Ah, però rinuncia alla lanterna. Ah, ok, ho capito. Però già comunque il boomerang mi aiuterà sicuramente. Ma quanto deve essere lungo sto castello? Dai! Dai, dai! Dieci, no! Madò, che culo! Ma cosa fa? È paralizzato. Pronto? Ah, ecco. Ah, forse si metteva tipo in difesa per non subire danno dal boomerang, cioè non so. Per quale motivo se sta così non deve subire danni. Ah, ecco, con la spada capisci già, eh. Basta solo ovviamente colpirlo quando non sta attaccando, ma quando io sono nelle vicinanze inizia a roteare la sua arma. Ma io non mi avvicino. E quindi è così più facile. Quasi a occhi chiusi alla fine. Un classico gioco che in realtà abbiamo già visto molto spesso succedere. E cosa fa? Mi si è girato il pad! Però se non si gira il pad, in teoria dovrei riuscire ad attaccarlo e invece gira. E come? Ecco, una roba del genere. Quanti colpi ci vogliono? Forse ce ne vuole un po' di più perché sto usando il boomerang e quindi me lo fa più debole. Ma io, ma quanto duri? È che stai glitchando tutto, dovresti smettere dopo un po'. Sì, perfettolo. Guarda, 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 guarda. Devo per forza stare attento perché poi un attimo che Link si gira di colpo e niente. Dai, dai. Ma perché? Per quale motivo? Allora, no, ci dobbiamo parlare un attimo. Perché all'improvviso lui si è allungato più del dovuto, raga? Perché abbiamo visto tutti che quella è una distanza perfetta. Non ha assolutamente senso quello che ho visto. E niente, spawniamo da qua, ma certo. Ma facciamo il suo pattern normale. T'attacco. No, in realtà sembra uguale. Anche col boomerang è uguale, ci vogliono gli stessi danni. Non possiamo correre rischi, sto sistema è perfetto. Perché può allungarsi quanto vuole, ma io sto indietreggiando, quindi non può mai colpirmi. E dopo mi sta chiave, dai. 3 anni dopo siamo ancora qua. Che dici? Mi doppi la chiave?
Quanto lo stai qua ancora per me quadrato? E poi non lo so, cioè raga, continua a insistere, io non lo so. Ultimamente è efficace quello che sto facendo, quindi... Però ci mette veramente 3 anni, dai, quanto ti devo sparare, dai! Droppami sta chiave, ma quanto ci vuole, raga, meno male. E sveglia? Oh, ma scusa, ma vai! Dai, droppami sta chiave, ma che cavolo fai? Minchia, ho 3 anni dopo, è pazzesco. Ma sto facendo giusto, raga, non capisco. Ah, ecco, ecco. 3 anni dopo me l'ha droppata. Oh, finalmente. Ah, posso sbloccare con la Master Key tutte le porte. Quasi tutte le porte. Il dragone è molto forte. Oh, sì, la voglia, se ho capito. Ok, andiamo, andiamo. Let's go. Qui cosa abbiamo? Una pietra azzurra, va bene. Procediamo alla riscossa. Adesso non ho idea di dove devo portare Zelda, però. Beh, facciamo finta di niente. Vero che Zelda non dà problemi e mi segue, vero? Senza pensare ai nemici, vero? Riesce a skippare insieme a me, spero, no? Dai, ma perché ti giri, pad? Ok. A quanto pare, meno male. Vedo che non fa come Ashley in Resident Evil 4 e non si fa catturare, per fortuna. Dai, skippiamo tutto allegramente. Per fortuna che Zelda è addirittura immune dai nemici, meno male. Oppete, oppete, non mi prendi. Dai, levati, levati. Ma spada contro spada, ma quanto puoi essere odioso, dai! Roba incredibile. No, vabbè, raga, assurdo sto gioco, ma dai! Ok, ok, andiamo al santuario, dai, dai, dai. Che manca poco e muoio. Il trono dovrebbe essere da queste parti, se non ricordo male. Perché giustamente prima andiamo in fondo e poi andiamo al piano superiore. Perfetto, oh, siamo arrivati. Ok, quindi cambiamo e scegliamo la luce. Ok, si devo spingere, d'accordo. Proprio come in Pokémon, perfetto. Qualcuno mi piglia alla fine. Dai, i topi no, mi dissocio. Non pensavo che i topi fossero nemici. Mamma mia, che roba sto gioco. Peccato perché è un'avventura così interessante. Però c'è un gameplay che, mannaggia, una cosa deve fare, no. Devo deficitare anche con la spada. Idei, i serpenti no. I serpenti no. I serpenti no, però. E allora sì che ci ragioniamo. Almeno sto gioco è onesto, raga, e non mi fa ripartire dall'inizio. Allora, ok, ritiro praticamente tutto quello che ho detto. Perché può anche essere ingiocabile quanto vuoi, però i checkpoint te li dà, quindi poche scuse alla fine, basta solo impratichirsi un attimo e si fa, dai dai. Ma poi mi trigger un sacco, perché i cuori non sono sotto la scritta life? Cioè c'è sta scelta proprio di design pittoresca, non so che animali sono, ma no! Via! Via! Ah, però tecnicamente non hanno un'armatura, quindi loro non possono pararsi. Almeno ogni colpo verso di loro fa danno. Oh, una grandissima chiave. Procediamo di qua. Dopo essere passati attraverso le fogne, saremo vicini al santuario, stai attento. Cic-chac e cic-chac. Dai però, dai! Ma perché? Ma è pazzesco. Anche da così riescono a essere... Ma dai! Chiamo e mi fanno a colpirmi se io attacco in continuazione. Tecnicamente non possono colpirmi. Vabbè, tu stai lì e procediamo di qua. C'è l'unica cosa, è proprio il combattimento. Io veramente, cioè, non capisco perché l'abbiano fatto così a culo. Nel senso buono, nel senso, a fortuna, in questo senso. Secondo me dovevano farlo un po' più. Cioè, se uno va lì con la spada, t'ammazza. Non poteva essere come Soul Blaze il combattimento. Perché è quello, è. Mi sembra la cosa più logica, no? Che se uno ti attacca con la spara, tecnicamente non puoi farci nulla, cioè. Ma cosa? Che zona mi sono balzato, a parte tutto, a parte tutti sti scocciatoi. Tanto poi si respawnano, quindi è inutile. Visto che ritorno di qua, mi sono balzato qualcosa. Sto andando indietro! No, 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 no! Ero entrato nelle fogne da destra, ma cosa dici? Se vado a sinistra non è possibile, ma scusa! Ci scommettevo quello che volevate che con Zelda ci litigavo, no, perché non si può. Perché c'è sto combattimento che non è possibile. Cioè, ma non è perché io se ti ho toccato una volta, poi tocca a te per forza. Se la spalla ti arriva, ti arriva. Cioè, c'è poco da fare, come in Soul Blaze, guarda caso. Infatti Soul Blaze lo apprezzavo anche per quello, perché aveva la spada che... Mannaggia, mannaggia. Dai, ma vabbè, ho capito, ma se mi giro e ci sei tu, io non lo so, perché è buio. Direi che come panoramiche sclero possa finire qui. Non riesco a capire come spaccare sti blocchi. Comunque, io vi ringrazio come al solito per la visione e per i 200 iscritti. E vi ricordo come al solito di passare in descrizione per il sito di freegames.com, dove paghiamo tutti i video di videogiochi, indie, tripla, retro, eSport. Sul mio canale Twitch, dove streamo ogni giorno alle 16, tranne il sabato sera che streamo alle 21. Sul mio secondo canale Rap Massimo, il canale What If Fantasy, su film vecchi dimenticati. Sul mio profilo Wattpad scrivo storie. Sul mio podcast su Spotify, dove potete sentire il mio audiolibro. Sul mio profilo Udemy, dove potete imparare come sviluppare siti web front-end. Io vi ringrazio come al solito per la visione. Ci vediamo nel prossimo video e ciao da Mr. Watt.